schia, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch per passare le auto agli amici. Ho voluto diciamo rifare il comment perché ieri sera ho avuto un problema con il microfono, però era un po' tardino e non avevo voglia di stare lì a ricommentare un'altra volta il video, quindi ho fatto un altro comment. Allora, per fare questo glitch servono tre amici, il veicolo che volete duplicare, una sessione sola inviti, il bunker è una LG normale dentro il com. Quindi passiamo al primo passaggio. Amico 1, l'amico 1 che cosa dovrà fare ragazzi? Dovrà entrare dentro una missione creata da Rockstar, in questo caso sta entrando in un lavoro da titano, e aspetterà lì nella missione, aspetterà che l'amico 2 andrà ad unirsi a lui. Quindi a questo punto l'unica cosa che l'amico 2 dovrà fare è entrare nel bunker, ragazzi. Una volta entrato nel bunker, l'amico 2 andrà dietro al suo centro operativo e si posizionerà dietro al suo centro operativo. Quindi andiamo a vedere bene i passaggi. Una volta che è qui dietro al centro operativo, dovrà andarsi a unire all'amico 1 tramite amici, ragazzi. Quindi andiamo a vedere i passaggi. Allora, questo passaggio di andare ad unirsi lo dovete fare due volte in maniera tale che il procedimento sia un po' più rapido e evitare che si bughi, perché se non fate questo procedimento si bugga, ragazzi. Quindi allora, l'amico 2 va ad unirsi all'amico 1 da amici, come state vedendo, fa partecipa a sessione, quindi va in panoramica GTA e fa partecipa, preme il tasto partecipa, il gioco lo ributta in game, skippa questo messaggio, preme cerchio su questo messaggio, deve aspettare che torna il pallino azzurro. Una volta che torna il pallino azzurro, si dirige sul pallino azzurro, preme due volte tasto PS e fa partecipa a sessione con questa velocità, con quella che state vedendo, e accetta tutti quanti i messaggi molto velocemente, ragazzi, con la velocità che avete visto, non chissà quanto veloce. A questo punto l'amico 2 si ritroverà nel bunker e non vedrà, diciamo, non vedrà un cazzo. Non vedrà veramente nulla, vedrà solamente il bunker e basta. L'unica cosa che l'amico 2 adesso dovrà fare è posizionare una carica di C4 giusto dove sta il centro operativo. Una volta fatto ciò, l'amico 1 può anche uscire dalla missione, insomma. Una volta uscito, passiamo al prossimo passaggio. Il prossimo passaggio, ragazzi, sarà il nostro. Quindi attendiamo che l'amico esca, perché l'amico 1 qui andrà ad aiutarci. Noi che stiamo facendo il glitch dobbiamo andare sul centro operativo mobile e fare richiedi veicolo personale in maniera tale che ci venga consegnata la LG, quella che è dentro il centro operativo mobile. Ricordatevi di mettere prima la LG dentro il centro operativo mobile per fare questo passaggio. Quindi una volta che avete preso la LG, l'unica cosa che dovete fare è metterla nel bunker, non nel centro operativo mobile ma nel bunker. Vi faccio fare questo passaggio così perché altrimenti se voi andate nel bunker, salite sul centro operativo mobile e portate fuori l'auto, si potrebbe buggare tutto e potrebbe compromettere il glitch, potreste rimanere in una schermata nera infinita. A questo punto, quando siete nel vostro bunker, posteggiate l'LG RH8, la posteggiate dietro al centro operativo ed uscite fuori dal bunker.
il passo successivo sarà quello in cui dovete prendere il veicolo, ragazzi. Quindi usciamo fuori dal bunker. Una volta fuori dal bunker, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salire in auto con il nostro in auto o nel veicolo che vogliamo con il nostro amico 1. Il nostro amico 1 in questo caso che cosa dovrà fare? Adesso siamo sulla schermata dell'amico 1. Dovrà andare verso il bunker e premere triangolo in prossimità del bunker, in maniera tale da scendere prima di entrare nel bunker. Dovrà semplicemente premere triangolo. In questo caso, ragazzi, non è riuscito, ho lasciato questo tentativo in maniera, perché voi capiate che non è che riesce subito a prima acchito, insomma non è tutto facile. Quindi riusciamo un'altra volta dal bunker e vediamo come va fatta questa cosa. Allora, ragazzi, ci mettiamo, l'amico che vi sta aiutando, quello che vi sta dando il veicolo, ovviamente si mette in posizione e, come sta per arrivare al pallino, scende e si allontana immediatamente dal veicolo, perché altrimenti potrebbe venire risucchiato dal bunker e quindi potrebbe far saltare tutto il glitch. Noi che siamo diciamo sul veicolo non dobbiamo scendere, ragazzi, ma automaticamente il personaggio salterà di posto e vedremo quell'animazione che avete visto. Ci ritroveremo dentro il bunker del nostro amico con il suo veicolo. A questo punto dobbiamo semplicemente uscire dal bunker del nostro amico ed entrare nel nostro bunker. Quindi ci avviamo verso il bunker ed entriamo nel nostro bunker con amici. Quindi faremo in questo caso entra con amici, anche perché il nostro amico 1 sarà quello che continuerà ad aiutarci anche nel bunker. Quindi, come vedete, ragazzi, abbiamo nel nostro bunker il Dune. Quindi ci dirigiamo verso il nostro veicolo in compagnia dell'amico 1. Come vedete, ragazzi, abbiamo l'amico 3 che è diciamo nel bunker, come state vedendo. Quindi, una volta che siamo nel bunker con il nostro amico 1, il nostro amico 1 dovrà diventare CEO, ragazzi. Dovremo salire tutte e due in macchina e quando saremo in macchina il nostro amico 1 andrà su CEO Securo Serve e dovrà posizionarsi su ritirati. Si dovrà ritirare da CEO, cioè non dovrà ritirarsi, dovrà posizionarsi sopra questa schermata. Nel frattempo noi premeremo la freccetta, quando lui sarà posizionato su ritirati noi premeremo la freccetta, si accenderanno gli stop posteriori, quindi significa che saremo buggati. A questo punto il nostro amico si ritira e l'amico 2, ragazzi, dovrà far saltare il centro operativo mobile. Una volta fatto saltare il centro operativo mobile, come avete visto l'esplosione e tutto il resto, l'amico 2 che cosa dovrà fare? Dovrà entrare in una missione e dovrà fermarsi lì. L'altro passo dovremo farlo noi, ragazzi, noi che stiamo facendo il glitch. Andiamo ad unirci tramite party al nostro amico 2. Quindi andremo ad unirci. Quando saremo sulla schermata nera diremo al nostro amico 2 che siamo sulla schermata nera, lui uscirà e non appena sarà spawnato noi accetteremo tutti quanti i messaggi. Non dovremo accettarli prima, solamente quando il nostro amico 2 sarà spawnato. Quindi accettiamo tutti i messaggi e ci ritroveremo dentro al bunker e potremo muoverci tranquillamente. A questo punto non resta da fare che l'ultimo passaggio, ragazzi, quello per rendere nostro effettivo il veicolo che abbiamo preso dal nostro amico.
Saliamo sul veicolo e ci dirigiamo verso la porta di entrata, ragazzi. La porta che avete, l'entrata del bunker, automaticamente partirà questa animazione e automaticamente saremo risucchiati nel centro operativo mobile. Allora, in questo caso il mio veicolo che io ho preso era molto grande, quindi non entra dentro il centro operativo mobile, era grande più o meno come il cassone del centro operativo mobile, quindi è abbastanza grande e non si vede, è trasparente. Però se vado fuori lo richiamo. Allora ragazzi, se uscite dal centro operativo mobile come ho fatto io, potreste rimanere buggati, quindi che cosa dovete fare? Andate in attività recenti, anche una delle vostre attività recenti, e fate avvia GTA Online per potervi sbuggare. Oppure se non volete rimanere nella sessione col vostro amico, non vi interessa, basterà andare nel creatore appena avete fatto il tutto e siete nel centro operativo mobile e vi muovete ancora. Andate in creatore, cambiate sessione e automaticamente troverete il vostro veicolo a vostra disposizione. Io in questo caso mi ero buggato e mi sto sbuggando, ragazzi. Questi sono, diciamo, errori che comunque fa il gioco. Quindi una volta sbuggati andiamo fuori e andiamo a richiedere il nostro veicolo personale, ragazzi. Niente di più semplice, e il glitch essendo riuscito bene vi arriverà il vostro Dune. Allora ragazzi, il glitch non è né facile né difficile, l'ho voluto riportare, anche se qualcuno mi ha detto però rifallo. Ragazzi, a me è costato tantissimo fare questo video, fortunatamente avevo il progetto salvato, quindi ho dovuto rifare solamente il comet, e di questo ne sono contento. Quindi spero veramente che questo video venga apprezzato nella giusta maniera, e ringrazio ancora Friends di avermi dato una mano, Friends671, perché come ho già detto nel video precedente, senza di lui non avrei potuto girare questo video. Quindi un grazione proprio particolare a Friends671. Spero che potrete usufruire di questo glitch. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.